spaventi a piangere. Sì, prima si mangiano i bambini e poi sputano le ossicine. Perché questo sono abituati. Piangiamo, non di te non si ricorderà più nessuno. Se fosse per il sottoscritto, per un periodo infausto della memoria di Ruffano, non ti metterei neanche sul libro del libromastro dei sindaci della storia di questo paese. Perché, ripeto, è un periodo infausto della storia. Per quanto avete danneggiato questo paese, non lo dico io, ma lo dicono tantissime persone, non solamente sono qui presenti nel paese, ma tante altre persone qualificate che non sono qui. Io, un'altra cosa che diremo domani sera, volevo soffermarmi sul fatto che io manipolo le persone, una persona così piccola come un consigliere provinciale, i poteri che ha. Io ho degli amici, mio loro, e avere degli amici che si chiamano Alfredo Mantovano, si possono chiamare, io non so, anche per questa vicenda, perché sai, si sanno mostrare molto bene, sanno giocare molto bene con la pelle delle persone, tanto non avendo patria, non avendo un'anima, un giorno stiamo con Forza Italia, un giorno facciamo finta di stare nel PDL, un giorno con Vendola, tanto. Che ci interessa? A noi gli affari interessano. Io sfido, mi piacerebbe che ognuno di noi, anche se io ho rispetto, non posso dire che mi ha chiamato l'altro giorno domenica perché era presente mia moglie congratulandosi, una persona davvero con la testa grossa, il quale mi ha detto: Pasquale, ti sostengo in questa tua battaglia, la grossa, grossa per davvero. Lui vuole andare dal presidente, oh mamma mia, presidente Berlusconi, da Maroni, l'hanno cacciato dalla provincia. L'ha cacciato tutto alla candidatura, addirittura vuole andare, io credo neanche i portantini lo accetterebbero a Roma. Poi quanto prosopopea, per andare al presidente Berlusconi. Io grazie a Dio ho avuto l'onore e l'orgoglio, non solamente di candidarmi con questa lista, ma di conoscerlo. E per la sua umiltà è venuto anche lui a darmi la mano. Non solamente in un convegno di psichiatria qui del presidente, ma in tante altre circostanze, perché io, essendo militante storico, con il rispetto di tutti gli altri, anche con un rigore, perché questo è l'insegnamento che mi hanno dato, l'amore della provincia, l'amore per la famiglia, l'amore per la patria, l'amore per le persone deboli. E allora non interessa tanto, o qui o lì, per tante manovrare. E quindi io sarei la persona, la bestia rara che ha questi poteri per arrivare al Presidente della Repubblica, dicevo mi onoro di un galantuomo che si chiama Alfredo Mantovano. Perché mi capisce, non come giudice, perché capisce questo paese, perché questo paese tanto ha dato, dove altri, nonostante la mia militanza di tanti anni, non perché non militava, ma sicuramente hanno fatto orecchia da mercante. Ha dato tanto questo paese perché un giudice, mi onoro di dire che in qualche occasione sono stato invitato a casa sua e ho mangiato insieme a lui, e in qualche occasione è venuto anche a casa mia, perché da un giudice, se non conoscesse chi fosse Pasquale Chetani, avrebbe tirato la calcia chissà da quanti anni. Quindi mi onoro per quello che ha fatto e per quello che sicuramente farà per questo paese. Allora io volevo leggervi, a scanso di equivoci, quanto è accaduto nelle indagini, perché guardiamo bene con una riflessione, c'è una sottigliezza importante. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Avviso della conclusione delle indagini preliminari, cioè la Procura della Repubblica di Lecce. Il pubblico ministero, dottoressa Donatina Bonfelli, visti gli atti del procedimento, indicato in epigrafe nei confronti di 1. Fiorito, in questo caso devo farlo per forza il nome, Fiorito Luigi Nicola, nato a Ruffano Lecce, di Ippolito Claudio, cavallo. Erano sul palco ieri sera. Cavallo Antonio Rocco, Cavalera Rocco Cosimo, Rizzo Pasquale, Fauzi Francesco, Calamita Maria Stella, Mangia Antonio, De Luca Salvatore, Parriera Sergio, Mariano Mario. Indagati con riferimento ai reati di cui Fiorito Luigi Nicola di Polan, del reato di cui gli articoli 81, 1, secondo comma, 110. Perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, nelle rispettive qualità, Fiorito di sindaco del comune di Ruffano, di Ippolito di segretario generale del comune di Ruffano, Mangia di architetto consulente urbanistico pro tempore dell'ufficio tecnico del comune di Ruffano,
Cavallo di assessore all'urbanistica, cavaliere di consigliere comunale e genero di De Vitis Anna, proprietaria del terreno oggetto dei provvedimenti di cui in seguito in concorso tra loro e in concorso con Rizzo, figlio della suddetta proprietaria del terreno e amico e socio in affari del sindaco Fiorito, poiché titolari insieme della società Gestione Immobiliari e Turistiche SRL, Fauzzi, chiedo scusa ma devo leggerlo perché è importante, devo leggerlo tutto, 5 minuti, abbiate pazienza. Titolare dell'omonima impresa interessata alla realizzazione di un insediamento commerciale e Calamita, realizzazione dell'opera, abusavano del proprio ufficio accogliendo l'istanza presentata dalla ditta Fauzzi diretta alla realizzazione di un centro commerciale su di un terreno di proprietà dei Viti Scarna. Devo citare, non ho nulla contro le persone, devo citare le indagini che hanno fatto, cioè quello che è arrivato. Benché su di esso non fosse consentita la realizzazione di opere aventi scopo commerciali, trattandosi di zona di pizzata F1 nel piano di fabbricazione del comune di Ruffano, destinata ad opere di urbanizzazione primaria, realizzazione di strade, spazi, soste, parcheggi, spazi di verde a servizio diretto della realizzazione, cioè nell'interesse di tutti hanno trasformato questa zona in una zona che se no valeva 4 soldi a 500.000 euro, e rilasciando le necessarie concessioni e titoli autorizzativi, in particolare adottavano i seguenti provvedimenti tenendo le condotte sotto indicate in violazione di norme di legge e dello strumento urbanistico vigente del comune di Ruffano ed indicando dati falsi. Ippolito Claudio, responsabile del servizio edilizia e Mangia Antonio, consulente urbanistico, esprimevano in data 13 luglio 2004 parere favorevole al rilascio del permesso di costruire chiesto dalla ditta Fauzzi, affermando falsamente che l'intervento proposto ricadente in zona di pizzata F1 risulta conforme allo strumento urbanistico vigente. Signor sindaco, Fiorito Luigi Nicola, sindaco, Cavallo Antonio Rocco, assessore all'urbanistica, che nella sua qualità di ingegnere, tramite lo studio professionale dell'ingegnere Clodomax, aveva partecipato a tutte le trattative relative all'individuazione e all'acquisto del terreno ove doveva sorgere l'insediamento commerciale, e cavaliere Rocco Cosimo, consigliere, che non si asteneva dal partecipare al Consiglio Comunale benché il provvedimento riguardasse un terreno di proprietà della suocera, ottenevano in Consiglio Comunale l'approvazione della delibera numero 62 del 10 novembre 2004, con cui accoglievano la proposta presentata da Fauzzi di realizzare la suddetta zona F1 accanto all'insediamento commerciale dei locali da destinare ad uffici pubblici, benché Fauzzi non avesse titolo a proporre alcun progetto ai sensi dell'articolo 11, non essendo proprietario del terreno né disponendo ad altro titolo di esso che egli avrebbe acquistato solo in data 11 febbraio 2005 dopo aver avuto certezza della realizzazione del progetto, attestavano falsamente che l'insediamento commerciale da realizzare, oltre che la parte da destinare ad attività amministrative pubbliche, rientra tra le opere di interesse pubblico che, anche se realizzate da privati, secondo quanto previsto l'articolo di PR, come sostenuto ormai da giurisprudenza consolidata e da ultimo dal TAR di Bari con sentenza 3680 del 21 luglio, usufruiscono, se ed è in quanto necessario, a deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici. E facevano riferimento ad un'autorizzazione commerciale falsamente, affermando che era stata già rilasciata alla ditta Fauzzi, benché essa non fosse stata rilasciata né all'epoca né successivamente. Concedevano alla ditta Fauzzi lo scomputo degli oneri relativi al contributo di urbanizzazione secondaria pari a 17.576 euro. Commenterai tu. Ippolito Claudio, il nostro amato segretario generale, conseguentemente alla suddetta delibera, rilasciava in data 10 marzo 2005 il permesso di costruire numero 26, benché mancasse anche il preventivo parere